Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ci ritroviamo quasi a un anno di gioco. Quasi un anno di gioco, tante cose sono cambiate, tanti personaggi ovviamente hanno ricevuto delle armi, delle skin, hanno comunque avuto modo di potersi potenziare durante tutto questo periodo e anche sotto suggerimento credo che sia giunto il momento un pochettino, non dico di tirare le somme, ma di parlare di una cosa importante che può aiutare i giocatori, sia nuovi e anche vecchi. Proprio perché oggi parliamo della wishlist. La wishlist è una delle meccaniche più interessanti presenti all'interno di questo gacha, perché in un modo o nell'altro cerca di premiarti nel momento in cui tu vai a pullare le gemme. Le gemme sono ovviamente la risorsa più importante che un giocatore, soprattutto free to player, ha la possibilità di poter mettere da parte e investire per personaggi in grado di permettergli di completare un contenuto e che gli permettano in un modo o nell'altro di progredire all'interno del gioco. C'è da dire che anche come premessa, ci tengo appunto a dire come premessa che all'interno del gioco è vero che ci sono le armi, è vero che ci sono gli overboost, quindi possono comunque crescere, ma una parte fondamentale e una parte che comunque caratterizza proprio il personaggio è la skin, ovvero il vestito che indossa all'interno della battaglia. Quindi parleremo della wishlist, parlerò comunque di diverse armi, ma ricordatevi bene che ogni arma rende meglio o sicuramente renderà meglio con una determinata composizione, compreso anche il vestito, che per il momento, se perso, è irrecuperabile. Quindi speriamo che durante l'anniversario magari si possa avere la fortuna di recuperare le skin precedenti anche tramite pacchetti di gemme o quello che è, per permettere comunque a tutti quanti di mettersi in pari e riuscire fondamentalmente a continuare a giocare nel miglior modo possibile, perché vi posso garantire che i costumi, insieme ovviamente ad un setup fatto come Dio comanda, cambia letteralmente le sorti di ogni battaglia. Quindi è molto importante specificare questo. Detto ciò, andiamo sulla nostra wishlist. Vi parlerò in generale delle armi che ci sono dei nostri personaggi e vi spiegherò quelle che secondo me ovviamente bisognerebbe tenere da parte o comunque dare un occhio, soprattutto per magari per contenuti futuri. Partiamo dal presupposto che, come detto in precedenza, le skin padroneggiano e che quindi le skin consentono ai personaggi di diventare fondamentalmente quella tipologia di DPS, curatore e tutto quello che volete all'interno del gioco. Per quanto riguarda Cloud abbiamo diverse sfaccettature. Abbiamo diverse sfaccettature perché ovviamente adesso siamo nel crossover, stiamo praticamente vivendo il crossover di Monster Hunter, dove già per esempio anche l'arma in featured di Cloud, la Glavenus Sword, è pazzesca. Quindi questa ovviamente non si potrà mettere in wishlist, quindi se iniziate a giocare adesso, iniziate a pullare per quest'arma. Quest'arma è incredibilmente buona e ovviamente quando io vi parlerò di armi buone, non parlerò soltanto dell'arma in sé, che può avere un'utilità se equipaggiata, ma vi darò comunque i mezzi e vi dirò anche il perché può essere buona utilizzata come sub weapon. Proprio perché le refined abilities sono ottime. Ora, qui parliamo di una Glavenus maxata con addirittura boost HP e boost abilità fisica che aiutano tantissimo il giocatore, quindi assolutamente un'arma per cui vale la pena investire. Senza considerare il fatto che poi l'abilità, la core ability, consente di abbassare la difesa, incrementare l'attacco e fare danni, quindi praticamente due in uno. All'inizio del gioco c'era un'arma che faceva una cosa simile ed era l'Hard Edge. L'Hard Edge faceva danno e abbassava la difesa fisica del nostro avversario. Come Refined Abilities ovviamente è molto più debole, quindi quest'arma io comunque non la consiglierei più. Mentre invece all'inizio del gioco era un'arma su cui ho puntato tanto per potenziare il mio Cloud, quindi capite già come il gioco per esempio vada avanti e cambi nel tempo.
Altre armi che sicuramente consiglierei di Cloud sono tutte le sue armi elementali che purtroppo senza skin renderanno un po' meno, ma che comunque sia vi potranno consentire di completare contenuti dove viene richiesto possibilmente il danno elementale. E per quanto riguarda Cloud abbiamo la Sky Splitter, che è la sua arma fuoco, quindi capacità di poter rendere Cloud un DPS di tipologia fuoco fisico, con anche delle ottime refined abilities che vanno a braccetto con la build di fuoco, quindi assolutamente valida. La Murasame, che è la primissima arma presente all'interno del gioco, che risulta essere tuttora molto affidabile, o comunque per chi possiede ovviamente il set tuono di Cloud è assolutamente da utilizzare, anche se senza skin adesso probabilmente Zack con la nuova arma del crossover avrà la possibilità di superarlo. La differenza sta nel fatto che il crossover viene rappresentato da delle armi limitate e che potranno essere pullate solo in quel determinato periodo di tempo, mentre invece la Murasame sarà reperibile praticamente sempre. Quindi decidete effettivamente su chi investire le vostre risorse. Come Refined Abilities ovviamente segue a pennello la build tuono, quindi è consigliatissima. Altra arma di Cloud che consiglio è la Bandage Sword. La Bandage Sword in alcune situazioni può rivelarsi molto 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 utile. Perché? Perché vi consente di incrementare la vostra difesa magica, quindi vi consente in un modo o nell'altro di proteggere la squadra con un'animazione anche molto veloce, e anche come Refined non è male. Quel boost Ice Resistance sarà molto utile contro Shiva, quando combatterete contro Shiva, e il boost HP ovviamente non fa mai schifo, perché aumentare i propri HP è sempre comodo. Per quanto riguarda le altre armi, ovviamente non vi direi di investire, forse l'unica su cui potremmo fare un'accezione è la Maritime Sword, dato che comunque Cloud ha la possibilità di fare anche danni acqua, quindi capite già che Cloud è il DPS multielementale fisico che possibilmente vi aiuterà nella maggior parte del gioco, dove anche in questo caso le Refined Abilities con Boost Attacco Fisico e Boost Potenza Acqua si abbracciano perfettamente per la sua build. Peccato non avere un costume Arcanum, dato che Cloud uscì con un costume Elemental Mastery, che è il costume da marinaretto, ma se mai dovesse arrivare un Arcanum Acqua per Cloud e non dovessero uscire comunque delle armi più forti, la Maritime è comunque abbastanza buona, 750%, ovviamente a full over boost, raggiunge i livelli praticamente di una Murasame, quindi ci sta, ci può stare tranquillamente. Per quanto riguarda Barret invece, io personalmente l'ho utilizzato spesso e volentieri come supporto o comunque come tank del team. Ci sono diverse armi che sicuramente consiglierei, molte di esse le consiglio di più come sub weapon addirittura, mentre invece come armi da equipaggiare al personaggio stesso credo che ce ne siano veramente poche, perché comunque non dico che sia un personaggio limitato, ma fondamentalmente parlando c'è chi fa meglio nel ruolo di supporto in generale. Una delle nuove armi sicuramente di Barret che consiglierei di pullare solo ed esclusivamente per le Refined Abilities, anche se in realtà per chi avesse perso la possibilità di ottenere la Kuja's Blade di Sephiroth, quest'arma può essere molto molto utile e interessante, perché consente di abbassare attacco magico e fisico di tutti gli avversari, quindi AOE, e inoltre ha delle Refined Abilities che sono molto buone e rarissime, perché soltanto due armi hanno questa accoppiata di Refined Abilities, che per tutti i personaggi non elementali, quindi le build non elementali, sono perfetti, ovvero boost attacco magico e il boost dell'abilità magica, quindi praticamente due potenziamenti al prezzo di uno. E quindi quest'arma di Barret, l'Electro Cannon, è sicuramente un'arma su cui, secondo me, qualsiasi giocatore dovrebbe puntare. Anche la Heavy Hoser rimane, nonostante sia un'arma praticamente iniziale, di inizio gioco, rimane comunque un'arma molto molto valida, sia come Refined Abilities che come in generale arma in sé, dato che ha la possibilità di avere un 940% come moltiplicatore a full over boost, quindi rendere Barret un potentissimo attaccante fisico non elementale, e anche le Refined sono generiche e quindi possono essere utilizzate da tutte.
Altra arma che consiglierei sicuramente per Barrett, per chi vuole utilizzarlo un po' come supporto e vuole utilizzarlo un po' come sì, fondamentalmente come supporto, comunque come buffer, sicuramente il micro laser. Il micro laser, che consente comunque di incrementare l'attacco magico, vi può consentire di utilizzare Barrett come un buffer. È vero che ovviamente come cure c'è chi fa meglio al 100%, come buffer ce ne sono diversi personaggi che potrete utilizzare, però considerate anche che Barrett è uno di quei personaggi che dal punto di vista fisico-magico è anche un po' più tankoso, quindi c'è anche questo da sottolineare. E poi arma per le Refined, per chi interessa sicuramente l'enemy launcher, anche questa è un'arma che possiede comunque delle refined abilities abbastanza interessanti, dove abbiamo un boost in attacco generale, magico fisico e abilità fisica, quindi per i vostri DPS fisici questa può essere comunque un'arma da utilizzare come sub. Ci sarebbe la... no, più che altro ci sarebbe anche da sottolineare l'assault gun, che vi consente comunque di avere protezione per quanto riguarda gli attacchi fisici. Però come personaggio che vi proteggerà in generale dal punto di vista, diciamo, di buff, quindi protezione, difesa magica, protezione fisica, c'è sicuramente di meglio in giro. Quindi le uniche armi che personalmente vi consiglierei di Barrett sono queste, o per utilizzarle come personaggio attivo o semplicemente come sub weapon. Tifa invece è uno di quei personaggi che è davvero molto variabile, quasi come Zac, perché anche Zac ha diverse variabili, ma Tifa probabilmente lo batte, perché anche Tifa ha degli elementi che riesce a sfruttare bene, però ha anche delle armi che le consentono di essere un'ottima debuffer. Quindi per chi magari vuole utilizzare Tifa come debuffer o un ibrido fondamentalmente tra attaccante e debuffer, potrà sicuramente farlo. Come armi che consiglio ci sono sicuramente i Tiger Fangs di Tifa, che permettono al personaggio di abbassare l'attacco magico del nostro avversario, e possiedono anche delle Refined Abilities che fondamentalmente non dispiacciono, ovvero il boost in attacco magico, il boost in critico, che comunque può essere sfruttato dai personaggi non elementali, quindi di conseguenza non fa così schifo. Ovviamente questa è un'arma migliore dal punto di vista in generale, da utilizzare come arma attiva. Come sub weapon è un po' particolare, perché se notate il danno che viene effettuato è fisico, però lei boosta l'attacco magico, quindi è un po' strana questa combinazione, perché dovrebbe boostare l'attacco fisico, mentre invece qui abbiamo un boost magico che però è collegata ad una core ability estremamente utile in diverse situazioni. Per quanto riguarda gli elementi, invece abbiamo i motor drive, che sono danni elementale vento, quindi se vi serve un personaggio che faccia danni vento, lei può essere una vostra soluzione. Danni ghiaccio con i guanti di Natale, gli Holy Flame Gloves. Successivamente abbiamo danno acqua con i Bunny Gloves, che tra l'altro fanno danno di tipologia acqua e in più abbassano anche l'attacco magico, quindi potreste in un modo o nell'altro, non dico sostituirle alle Tiger Fangs, perché se il vostro avversario è resistente all'acqua non concludete niente, però tecnicamente anche come Refined forse è un po' più coerente, dato che appunto aumenta il boost magico e acqua, mentre invece i Tiger Fangs sono fisici, quindi ricordatevi questo. I Feather Gloves invece sono comunque dei guanti nuovi, che non sono male per Refined Abilities, ma ripeto, vanno sempre collegati alla setup acqua. Quindi io personalmente, come armi di Tifa, vi consiglierei sicuramente i Tiger Fangs per abbassare l'attacco magico, i guanti elementali se vi servono comunque danni elementali, che sono questi tre, e poi in teoria Tifa potrebbe anche fare da curatrice. Tifa curatrice in realtà adesso è molto interessante come idea, soprattutto per le nuove torri. Quindi i Lifeguard Wraps vi potranno consentire di curare i vostri membri del party. Tra l'altro abilità che costando 4 barre ATB anziché 5, perché solitamente le abilità di cura costano 5, vi consente di essere anche più veloci con le cure. Ovviamente abbiamo una potenza più bassa per quanto riguarda l'healing, quindi avremo delle cure più basse, però costando 4 barre ATB possiamo sparmarle più in fretta.
Quindi considerate anche i contenuti permanenti presenti all'interno del gioco e sicuramente una tifa curatrice potrebbe essere utile. Anche Cloud può fare il curatore, ma come avete potuto vedere, Cloud ha un kit talmente ampio di attacco che sicuramente è preferibile utilizzare più come attaccante che come curatore. Anche se ovviamente c'è chi lo utilizza come curatore perché il destino ha voluto che sia così e quindi è giusto. Per quanto riguarda Eris invece abbiamo una delle top curatrici, almeno per quanto riguardava l'inizio del gioco. Non si sa adesso l'arma che riceverà durante il crossover, che potrebbe ribaltare la situazione, ma per quanto riguarda Eris, le armi che veramente consiglio assolutamente di mettere in wishlist saranno sicuramente la Sun Umbrella e la Fairy Tail. Queste sono due armi che non solo vanno benissimo insieme in combo, perché comunque la Fairy Tail è un'arma che vi consente di curare, quindi avrete la possibilità di poter curare il vostro party tramite abilità di cura, è ovviamente molto 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 potente, ma accoppiata con la Sun Umbrella, che consente praticamente di abbassare difese magiche e fisiche in contemporanea, possiede anche quelle refined abilities che vi avevo detto essere molto rare. E quindi questa, veramente la Sun Umbrella, è un'arma che assolutamente deve essere inserita in wishlist, soprattutto per potenziare i vostri DPS magici non elementali. Successivamente abbiamo le cure con la Fairy Tail, abbiamo anche qualche arma elementale di Eris che può essere comoda, perché abbiamo una Prism Rod che effettua danni vento, però collegate a una skin Arcanum, quindi se non avete la skin Arcanum di Eris un pochettino ovviamente andrà in riduzione. Abbiamo anche una skin e ovviamente arma associata di danno magico, che in questo caso abbassa anche la difesa magica in contemporanea, che può essere utile, però ricordatevi sempre che queste armi elementali delle volte sono più un danno che un vantaggio, perché se il vostro avversario resiste a quel determinato elemento, purtroppo lo prendete lì. Altra arma che può essere caruccia è la Floral Wand, per chi vuole giocare un supporto in Eris, un supporto di vento, perché ci consente comunque di abbassare la resistenza al vento e anche la resistenza fisica. Quindi un 2 in 1 che sicuramente io consiglio sempre. Tutte le armi che fanno 2 in 1 sono assolutamente ottime per diverse ragioni. La nuova arma invece, che consente comunque di fare danno fuoco, personalmente parlando, sì, fa danno fuoco contro tutti i nemici, ma non ve la consiglierei. Quindi in linea definitiva, per giocare Eris, io consiglierei sicuramente Fairy Tail, Sun Umbrella e le armi elementali a vostro discapito. Cioè, se in base a cosa vi serve, potreste tranquillamente utilizzarle. Red invece è un personaggio che nel primo periodo di gioco era completamente bistrattato, durante gli ultimi mesi invece ha fatto un glow up particolare, perché è diventato il master dell'Imperil. Lui praticamente con due armi può mettere la resistenza down a quattro elementi diversi. Quindi può essere utilizzato sicuramente come debuffer elementale, può essere anche utilizzato come attaccante, ci mancherebbe altro, però il suo ruolo secondo me più affine è proprio quello di debuffer elementale, o comunque un personaggio che vi consente in un modo o nell'altro di prendere un vantaggio, soprattutto dove ci sono gli elementi, contro gli avversari. E stiamo parlando ovviamente del Seaside Collar, che ci consente comunque di applicare un Thunder Resist Down, quindi subire più danni tuono dal vostro avversario, e in più applica Regen a se stesso, quindi abbiamo la possibilità comunque di autocurarci e in più ridurre la resistenza elementale di quel determinato elemento. E poi abbiamo Ivy Collar, che praticamente fa la stessa cosa senza il regen, però di fuoco e ghiaccio, quindi mette la resistenza praticamente di fuoco e ghiaccio ovviamente su single enemy. Anche come refined non è male, ma questa è un'arma che sicuramente vale la pena pullare per l'effetto attivo. Il Seaside Collar stessa cosa, vale più magari per l'effetto attivo, anche se con Cloud Tuono avere boost HP e tuono può essere comodo per la sua build. E poi abbiamo no, questo era il Canyon, ora dovrei ritrovare l'altro collare che non mi ricordo qual era, perché abbiamo qui fuoco e ghiaccio, qui abbiamo tuono,
Vabbè, lo troverò prima o poi, perché purtroppo di Red io le armi non me le ricordo tutte. Anche se comunque Red può giocare diversi, set, può giocare diverse robe. Ah, forse ancora non l'hanno ancora messa in realtà l'arma, perché era quella nuova, era da poco che era uscita, quindi non è ancora stata inserita. Però Red ha la capacità di poter abbassare 4 elementi, quindi anzi in totale 5 se consideriamo anche il tuono. Ci sono anche armi che danno difesa magica, che riducono l'attacco magico. Tutte queste armi ovviamente sono comode, perché in base al contenuto che avete di fronte, avere un personaggio che applica quelle determinate debolezze o comunque applica quei determinati buff sono sempre comodi. Ma se devo dare comunque dei suggerimenti per anche dare un ruolo fondamentalmente ai vostri personaggi, vi direi queste. E soprattutto sono queste le armi da mettere in wishlist, proprio per una questione non solo di ruoli ma anche di diversificazione dei personaggi e avere tutti i personaggi pronti per fare un qualcosa di diverso. Quindi non avere tutti i personaggi uguali, perché avere tutti i personaggi uguali non vi serve a nulla, dato che il team è composto da 3, mentre invece avere personaggi che differiscono nei ruoli proprio per darvi questa possibilità, almeno all'inizio del gioco, è importantissimo. Andando più avanti e trovando più armi, ovviamente poi avrete una manovra molto più ampia e scegliere come gestire i vostri personaggi, ma all'inizio comunque una piccola cernita bisogna sicuramente farla. E quindi le armi che vi direi di consigliare per Red, come appunto debuffer elementale, sono sicuramente Seaside Collar, Ivy Collar, e poi se volete utilizzare qualche arma secondaria potrete scegliere tranquillamente tra il Junk Collar, che consente di abbassare l'attacco magico, e il Slick Collar, che invece vi consente di incrementare la difesa magica a tutti gli alleati. Quindi potete comunque utilizzarlo come debuffer, buffer fondamentalmente. Ci sarebbe anche il Platinum Collar, che comunque vi consente di ottenere Regen. Platinum Collar che comunque non sottovalutiamo, perché comunque il Regen può essere molto molto figo. In alcune situazioni può veramente cambiare il gioco, quindi ripeto, dipende molto da come volete utilizzare il personaggio, però personalmente parlando vi direi di prendere al massimo, cioè di prendere in considerazione per la vostra wishlist queste 4 armi, quindi Ivy Collar, Ivy Collar, il Seaside Collar, Platinum e Slick, proprio per avere comunque la possibilità di ridurre le debolezze elementali, avere un regen che può farvi comodo e difese magiche. Per quanto riguarda Zac invece abbiamo un set prevalentemente fisico. Con l'arma del crossover, ovvero la Zinogre Blade, abbiamo un danno tuono anche più alto rispetto a quello di Cloud, con tanto di vestito Arcanum. Quindi se lo pullate ora durante il crossover, lasciate perdere Cloud, concentratevi su Zac. Se invece pullerete o vedrete questo video dopo il crossover di Monster Hunter, potete ritornare su Cloud, anche perché quest'arma di Zac non verrà inserita nelle wishlist. Per quanto riguarda Zac invece abbiamo comunque un DPS prevalentemente fisico, abbiamo una build magica di tipo fuoco che però al momento non è disponibile perché era stata rilasciata con i banner Limit Break, quindi magari in futuro avrete la possibilità di recuperare, ma principalmente Zac lo preferisco come attaccante fisico, solitamente non elementale. Quindi è uno di quegli attaccanti neutri che può essere utilizzato in diverse occasioni. Sicuramente le armi che vi consiglierei in primis sono la Ceremonial Blade, o comunque la Ceremonial Sword, che costa sì 5 barre ATB, ma permette di fare tanti danni in un colpo solo e incrementare l'attacco fisico. Quindi avere la capacità comunque di potenziarsi subito e fare tanti danni in un colpo solo è sicuramente un ottimo acquisto. E in più abbiamo le Refined Abilities che potenziano attacco fisico e abilità fisica. Quindi per tutti i DPS non elementali è sicuramente un'arma ottima da utilizzare anche come sub-weapon. Altra arma fighissima di Zac è la Twinkling Star, che fa sempre danni non elementali e abbassa sia l'attacco magico che la difesa fisica. Quindi altra arma che fa 2 in 1 e che come Refined possiede Boost HP e il Boost di abilità fisica. Quindi va in combo perfetta con la Ceremonial. Infatti utilizzare un Zac con Ceremonial Twinkling è davvero una build eccezionale per un personaggio non elementale. Abbiamo anche delle armi che possono farvi
farvi da supporto, quindi se avete un team elementale, Zac può farvi da sub DPS, se vogliamo utilizzare dei termini diciamo un po' più comuni, con la Pressure Ridge, che consente comunque di fare danni ghiaccio e allo stesso tempo abbassare la resistenza al ghiaccio, quindi può essere un ottimo personaggio che può entrare in combo con una Tifa elementale, ad esempio, o anche un Cloud elementale ghiaccio che però è Limit Break, quindi chissà, in futuro magari ritornerà, o con un Sephiroth che nasce come DPS magico ghiaccio, quindi avrete comunque modo di poterlo incastrare in diversi setup. E stessa cosa anche per la Black Whiskers. Black Whiskers che abbassa difesa fisica e in contemporanea abbassa anche la resistenza elementale acqua. Quindi anche questa arma 2 in 1 che è sicuramente molto molto valida. Altre armi sinceramente non ve le consiglierei. Ci sarebbe solo la Falchion da menzionare come titolo onorevole per i danni vento AOE e per l'ottimo boost di statistiche attacco fisico vento riesce a dare, però ricordiamoci che comunque io vi consiglierò delle armi, proprio poche armi, proprio per farvi concentrare nella wishlist ed evitare, perché altrimenti dovrei dirvi tutte le armi, arrivederci e grazie. Invece ve ne dico giusto un paio, in base anche a quello che volete costruire voi, proprio per aiutarvi nella selezione ristretta delle armi. Quindi sicuramente queste quattro, le prime quattro di Zac, sono quelle che consiglierei di più da mettere nella ipotetica wishlist. Per quanto riguarda Glenn invece il discorso è un po' più particolare. Glenn ha ricevuto il suo picco massimo probabilmente con il banner Limit Break, dove era diventato un DPS acqua mostruoso, letteralmente mostruoso, ma essendo un Limit Break capite bene che non c'è tanto da discutere. Le armi che sicuramente consiglierei di mettere in wishlist di Glenn senza ombra di dubbio sono soltanto le prime due, quindi l'Ultimatic e la Pumpkin Lamp, semplicemente perché l'Ultimatic è un'arma non elementale con break sigillo circolare che fa degli ottimi danni e dà anche delle buone refined abilities, e poi invece la Pumpkin Lamp post semplicemente perché ha delle buone refined abilities e consente di incrementare l'attacco fisico dell'alleato selezionato e gli dà anche regen, quindi praticamente Glenn può giocare da solo, autobuffandosi l'attacco e poi picchiando come un saraceno. Tutte le altre armi sono comunque armi elementali o comunque armi che danno delle buone refined, ma sicuramente da non mettere in wishlist, perché le armi che vi ho consigliato in precedenza, ovviamente se messe in wishlist e fatte salire su di overboost, danno dei bonus migliori. Quindi considerate anche il fatto che dobbiamo diversificare appunto le armi buone come ability e le armi buone come refined. Ecco, per quanto riguarda Matt invece casca l'asino. Matt, a mio avviso, è il personaggio più forte del gioco. Ha praticamente la possibilità di essere un supporto per qualsiasi evenienza e per qualsiasi, intendo qualsiasi, ed è un personaggio eccezionale. È un personaggio eccezionale perché difende, cura, debuffa, cioè può fare veramente tante cose, anche se secondo me la punta di diamante di Matt sarà senza ombra di dubbio la combo difesa-cura o comunque difesa-buff, quindi un supporto che non solo vi difende ma vi buffa o che comunque vi consente di curarvi qualora non abbiate Eris o non vogliate usare Eris. Matt è sicuramente la scelta più azzeccata con la Prime Number, che è appunto la controparte fondamentalmente della Fairy Tail di Eris, quindi per chi vuole usare Matt e non vuole usare Eris, sicuramente Prime Number. E poi per quanto riguarda il personaggio di Matt, le armi che sicuramente vi consiglierei di ottenere sono le prime due, anzi forse anche le prime tre, soprattutto la prima, ovvero il nuovo siringone, perché il siringone praticamente vi consente di incrementare difesa magica e fisica in contemporanea. Quindi con solo 4 barre ATB, Matt vi protegge da attacco fisico e attacco magico in un colpo solo. Quindi un'arma straordinaria. Refined Abilities invece un po' particolari, che non sono male perché comunque consentono di aumentare gli HP e la durata e la potenza soprattutto del vostro buff o debuff. Quindi lui che comunque mette questa difesa, se utilizzata come arma principale,
ma ovviamente anche come arma secondaria, ma come arma principale sfrutta di più le Refined, vi consente di incrementare anche la durata di questa difesa che vi viene data, in modo tale da potervi curare o comunque poter debuffare o comunque poter fare qualsiasi altra cosa senza preoccuparsi ogni volta di rinnovare questo buff per la squadra. Quindi il siringone assolutamente consigliato. Altra arma invece molto buona è la Centipede, che comunque unisce difesa fisica alla cura, quindi è vero che costa 5 barre ATB, ma con queste 5 barre ATB avrete la possibilità di curarvi e incrementare la difesa in contemporanea, quindi un 2 in 1 molto 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 buono, e soprattutto specifica solo per le battaglie fisiche, quindi se vi serve appunto un buffer fisico che nel frattempo vi curi e vi tenga appunto al top come prestazioni, sicuramente la Centipede è ottima. La Centipede è ottima perché? Perché strategicamente parlando, se voi la utilizzate, non solo curate, ma aumentate le difese. Quindi se il vostro avversario comincerà a picchiarvi o comunque comincerà a farvi appunto dei danni, voi potrete tranquillamente, boom, mettere difese e nel frattempo curare. Quindi è comunque tutto di guadagnato, perché la maggior parte delle abilità di cura consumano 5 barre ATB. Ovviamente lui ha una percentuale di base più bassa come cura, perché giustamente essendo 2 in 1 in un modo o nell'altro deve essere penalizzato, però è comunque validissima. Quindi sicuramente le prime due sono eccezionali. L'altra arma invece molto figa è la Bramble Spine, che consente di aumentare l'attacco fisico di un alleato e anche applicargli regen, quindi un po' anche come il pumpkin, diciamo come la lanterna con la zucca che abbiamo visto di Glenn. Quindi abbastanza particolare anche questa, solo che Matt è un personaggio che io per esempio ho sfruttato di più rispetto agli altri personaggi. C'è anche un'altra arma interessantissima che è la Core Defender, che vi consente anche di incrementare la difesa soltanto magica. Questa purtroppo, a differenza delle altre armi, è un'arma vecchia, quindi farà soltanto una cosa. E quindi a mio avviso, se proprio volete avere difesa magica, tanto vale, vi prendete il siringone, almeno vi fa entrambe e quindi non dovreste avere problemi. Se invece volete qualche arma caruccia per le Refined, assolutamente la Killer Hornet. La Killer Hornet è un'arma molto buona per Matt, perché è una di quelle poche armi che brecca i sigilli abilità, che sono questi che vedete accanto all'arma, e inoltre come Refined Abilities eccezionale per gli attaccanti fisici in generale, sia elementali che non, perché aumenta l'attacco fisico e il boost di abilità fisica. Quindi queste sarebbero per me le armi che sicuramente vi consiglierei, quindi la Prime Number, il Siringone, la Centipede sicuramente in testa, quindi le top 3, e poi dopo, in base a cosa vi serve, potreste prendere anche le altre due. Lucia c'è poco da dire, su Lucia comunque abbiamo tante cose che fa e che riesce a fare, ma che tanti altri personaggi secondo me fanno meglio. È un po' un peccato, perché comunque Lucia può avere del potenziale, però almeno personalmente parlando finisco col non utilizzarla mai. Perché ormai ci sono delle armi che appunto fanno le sue stesse cose ma meglio. Non ci sarebbero neanche armi da consigliarvi in wishlist, a dirla tutta. Probabilmente le uniche armi che vi consiglierei da mettere in wishlist, per chi ovviamente vuole mettere in wishlist armi di Lucia, sono la Mad Minute, che comunque consente di abbassare l'attacco magico, e ha delle ottime Refined per gli attaccanti fisici, boost HP e boost abilità fisica. Il Black Rifle, che aumenta attacco fisico e critico per chi vuole sfruttare una build critica, soprattutto con Kite Sith, per chi possiede ovviamente il suo vestito. E poi ci sarebbero altre armi che sì, potenziano HP e danni elementali, però i vostri wishlist sono ridotti e quindi Lucia al malincuore io personalmente direi di skipparla. Sephiroth invece è un ottimo attaccante elementale magico ghiaccio, perché nasce fondamentalmente con questa tematica, ma è diventato molto buono anche come attaccante non elementale. È vero che per raggiungere l'apice bisognerebbe avere anche in questo caso arma e vestito Limit Break,
Però per chi non ce le ha può comunque sfruttare Sephiroth come attaccante magico elementale ghiaccio o comunque magico elementale, cioè magico non elementale. Le armi che sicuramente vi consiglierei di inserire nella wishlist per quanto riguarda Sephiroth sono assolutamente la Wing Edge, l'Edge Wings per i danni ghiaccio, se volete un DPS ghiaccio magico, e poi sicuramente la Mithril Type Zero Katana, che però consiglierei di più per le Refined piuttosto che per l'abilità in sé, visto che comunque vi difende, e poi un'arma molto buona per avere un ibrido di DPS non elementale è la Shira Blade Model 1, che è molto buona dal punto di vista dei danni e anche come Refined, che sono generiche, quindi possono essere equipaggiate a tutti. Per quanto riguarda invece le armi elementali, non elementali, eccetera eccetera, anche la Nameless potrebbe essere un ottimo suggerimento, appunto come arma non elementale, perché è vero che fa danno fisico, ma costando soltanto 2 barre ATB, sì ragazzi, 2 barre ATB, quindi potreste spammarla a motore, abbassa anche la difesa magica. Quindi potreste fare una combo con difesa magica down e poi picchiare praticamente con l'arma che fa danni magici non elementali. Quindi una build semplice semplice che però comunque dà i suoi frutti. Per quanto riguarda le altre armi, sì, ci sono armi che potenziano come la Unibi, ma personalmente parlando ormai la Unibi è passata di moda come concetto. Ha delle buone refined, ma personalmente parlando non ve la consiglierei. Quindi le uniche armi che vi direi di mettere in wishlist per Sephiroth per iniziarlo ad utilizzare un po' così in maniera frizzante saranno sicuramente la Shinra Blade Model 1, la Nameless e ovviamente la Edge Wing per avere un DPS magico ghiaccio, visto che i DPS ghiaccio che abbiamo in maggioranza sono quelli fisici, quindi per averne uno ghiaccio direi che comunque Sephiroth va benissimo. Per quanto riguarda Yuffie invece è un ottimo personaggio che può essere comunque utilizzato come buffer aggressivo, quindi io la utilizzo principalmente come sub DPS, quindi partiamo da questo presupposto, preferisco utilizzarla come sub DPS, però può prendere anche il posto di main DPS qualora ne abbiate il desiderio. Sub DPS perché? Perché abbiamo l'Arctic Star, che è un'arma eccezionale che consente comunque di buffare 2 alleati in contemporanea in attacco fisico, quindi utilizzata come arma secondaria e come dicevo prima come sub DPS fisica può tranquillamente buffare 2 alleati, quindi se stessa e magari l'altro DPS, e poi come arma principale abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché Yuffie è un personaggio che riesce a fare tante cose diverse. Abbiamo la possibilità di utilizzarla come buffer in generale, quindi Arctic Star e poi Crystal Cross, che consente di aumentare l'attacco magico, oppure addirittura anche lei, un po' come Red, gioca tanto sulle resistenze elementali. Infatti abbiamo la Wind Slash che abbassa la resistenza al tuono, abbiamo il Boomerang che abbassa la resistenza al fuoco, il Pinwheel che abbassa la resistenza al ghiaccio, quindi anche lei bene o male giochicchia su questi elementi. Però secondo me, secondo il mio modesto parere, Yuffie, se la giocate come sub DPS fisica, vi renderà tantissimo, veramente vi renderà tantissimo. Come sub DPS fisica, ovviamente, che cosa si intende? Si intende che gli elementi in questione sono sicuramente terra e vento, che sono gli elementi più importanti, che sono gli elementi principi di Yuffie, che però purtroppo anche in questo caso sono legati da costume, quindi se non avete i costumi purtroppo farete molto meno danno. L'Okai, quindi Occhio di Falco, che fa danni appunto di tipo terra, che però possiede il twist del bonus che tante armi stanno ottenendo in questo periodo, ovvero che se gli HP sono superiori al 70% si ha un moltiplicatore di 1.2, quindi direi molto molto interessante. E poi il Piattone, che è la prima arma con cui fondamentalmente è uscita insieme all'Arctic Star, che consente di fare danni vento. Però personalmente parlando, anche una 4-point shuriken potrebbe essere caruccia, perché appunto abbassa l'attacco fisico di tutti quanti i nemici, e quindi per chi magari la vuole giocare un po' come buffer debuffer, che non è neanche brutta come idea, può andare sicuramente in combo con Arctic Star e 4-point shuriken.
Qui la situazione è molto particolare, perché le armi wishlist da mettere di Yuffie variano. Se volete utilizzarla come personaggio, quindi come personaggio attivo, sicuramente vi direi Arctic Star, 4-Point Shuriken e poi un'altra qualsiasi arma veramente che vi interessi per quel determinato ruolo specifico. Se la volete invece soltanto per le Refined, assolutamente 4-Point Shuriken, che aumenta HP e buff debuff extension, quindi l'estensione. Anche l'Arctic Star come Refined non è male, perché fa la stessa cosa ma con l'attacco fisico, e poi le altre armi in base se vi servono appunto resistenze, scusatemi, se vi servono dei boost per quanto riguarda gli elementi. Quindi la situazione purtroppo dipende anche da quello che vi serve in generale. Mentre infine Kite è l'uno degli ultimi personaggi, oltre Vincent che uscirà praticamente mese prossimo. E per lui la situazione è un po' più complessa, perché per chi ha avuto la fortuna di pullare la sua skin e quindi prendere la sua skin principale, sicuramente lo può buildare in una conformazione non elementale critica, dato che comunque Kite gioca tantissimo sui critici, e giocando tantissimo sui critici l'unica vera arma che consiglierei di mettere in wishlist è il Yellow Megaphone, perché costa 5 barre ATB, però ha un crit rate del 30% e ogni qualvolta colpisce criticamente il vostro avversario fa 3 volte il danno. Quindi capite bene che se fate una build full crit per quanto riguarda Kite, con il costume che addirittura aumenta del 50% la potenza dei colpi critici, capite bene che già abbiamo di fronte un nuker di grosse portate, di grosse dimensioni. Gli altri megafoni, i colori degli altri megafoni si rifanno agli elementi, quindi anche in questo caso dipende il vostro bisogno elementale, a parte quello green che fa riferimento all'acqua, non so perché, probabilmente perché quello blu fa riferimento al ghiaccio, quindi diciamo che bene o male è la stessa cosa. Quello rosso fa riferimento al fuoco, però come notate tutte le Refined danno HP ed elemento, quindi in base ovviamente ai vostri danni elementali o comunque ai vostri personaggi elementali, avere affiancata una sub weapon come queste tre, in base ovviamente all'elemento che volete sfruttare, è comunque, non dico obbligatoria, ma molto molto buona. Poi abbiamo il Crystal Megaphone, che ha delle abilità o comunque delle Refined decenti, perché comunque sono attacco generico e boost magico, però abbiamo visto che c'è sicuramente di meglio da mettere in wishlist, quindi a mio avviso sicuramente Yellow Megaphone è quello più consigliato dal punto di vista di wishlist, perché appunto vi consente di avere questo grosso potenziale critico, e le altre se vi servono soltanto dei boost elementali. Detto questo, credo che non ci sia altro da aggiungere. Ci tengo anche a precisare, come ho detto inizio video, che questo è un discorso molto generalizzato, perché comunque il gioco ci dà determinate armi, l'RNG è l'RNG. Le gemme si utilizzano veramente in poche occasioni, proprio per quei banner dove vale la pena pullare, e poi anche questo dipende da persona e persona, ci sono priorità e priorità. Però quello che voglio cercare di comunicare oggi è non avere neanche tanta fretta all'interno del gioco, cioè cercare di prendere dei consigli bene. Fate ovviamente poi di testa vostra, perché ovviamente ognuno è capace di fare di testa propria, però non fate salti mortali, cioè nel senso il contenuto rimane lì, ci sono diversi contenuti che sono permanenti, non sbattetevi di farli subito e ovviamente non sbattetevi per pullare i personaggi e completare il contenuto, diciamo, dell'evento che poi si concluderà e che quindi non vi darà nulla se non quella gloria di quei 5 minuti di aver completato l'evento. Quindi ci tengo che questa sia una cosa chiara, letteralmente chiara, all'inizio del video e alla fine del video. Questi sono semplicemente dei suggerimenti o comunque dei piccoli indirizzamenti che voglio darvi quando componete la wishlist. Quindi quando io compongo la wishlist, cos'è che voglio? Cos'è che mi serve? In base a quello che volete e quello che vi serve, io vi ho dato un paio di consigli, un paio di suggerimenti. Tutto qua. Quindi non prendetela come la Bibbia, prendetelo solo come un consiglio, anche per chi ha affrontato tutti i contenuti del gioco ed è riuscito bene o male a concluderli. Magari non subito, mi sono preso il mio tempo, ma comunque li ho fatti. Quindi
piano piano, costanza e determinazione vi porteranno lontano. Detto ciò, il video è venuto lunghissimo, vi metterò i timestamp per ogni personaggio in modo tale che voi possiate guardare magari solo il personaggio che vi interessa o solo la scheda che vi interessa. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video sia stato utile e possa essere interessante per voi. Io vi aspetto come sempre qui sul canale YouTube per i prossimi appuntamenti, oppure ogni sera in live, vi ricordo, alle 21 su Twitch per fare un po' di tutto, Ever Crisis, Wuthering e tanto altro che c'è sul canale. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!